Buongiorno, siamo di nuovo qui. Direi che possiamo partire. Se Sandro ci sei. Ci sono, sì, ci sono. Ecco. Ci sono, sì, ci sono. Allora chiedo se sono riusciti a collegarsi Monica Pinardi e Mariano Bresciani, altrimenti attendiamo un attimo e anticipiamo. Partiamo, sì. Ok. Allora chiedo a Roberto Evangelista, collega da Gemona del Friuli, quindi facciamo un salto, partiamo da Mantova. Abbiamo detto che sarà una giornata internazionale, ma anche una giornata nazionale. Di fatto adesso ci possiamo collegare con Clarissa Ciani, studentessa, e Davide Del Zotto, vediamo, non vi vedo, ti paventi? Clarissa, riusciamo a vederti? Buongiorno. Ci sei? Buongiorno, ottimo. Buongiorno. Bene, allora l'Isis Magrini Marchetti, scuola di Gemona, è una scuola che fa parte della rete Globe e adesso Clarissa ci illustrerà il loro progetto che interviene con la robotica a supporto proprio dello studio dell'acqua. Buongiorno, allora io sono Clarissa Ciani dell'Istituto Isis Magrini Marchetti e insieme ad altri 13 studenti provenienti da percorsi formativi diversi abbiamo realizzato questo progetto. Il problema che si deve affrontare è quello del campionamento a largo. Infatti non è sempre utile lavorare a riva perché non abbiamo un'idea completa di quante plastiche in tutto il bacino ci siano. E allora è necessario andare ad acquisire questi campioni a largo. Però non si ha sempre una barca o un mezzo adatto e quindi quale potrebbe essere la soluzione? La risposta a questo problema potrebbe essere quella che abbiamo ideato noi, costruire un robot di campionamento capace di andare in un punto geostazionario con delle coordinate GPS e di recarsi autonomamente in un punto ben definito di un corpo d'acqua per prelevare dei campioni di liquido che poi saranno successivamente analizzati in laboratorio. Per quanto riguarda la forma, abbiamo utilizzato quella del catamarano che garantisce stabilità ed è possibile sfruttare l'altezza dello scavo per l'operazione di campionamento con le bottiglie. E abbiamo usato materiali facilmente reperibili come tubi in gabarit che sono a basso costo in modo tale che il progetto possa essere anche replicato e messo a disposizione da altri scuoli e enti di ricerca. La parte del campionamento vero e proprio è ottenuta dal movimento rotatorio di un braccio posto sul retro della barca, alle cui estremità sono fissate le bottiglie che conterranno il liquido da campionare. Il braccio ruotando verso il basso immerge le bottiglie in acqua riempiendole. Per poterle sciacquare le bottiglie, come previsto dal protocollo, il carrello ruoterà le bottiglie sotto lo scavo capovolgendole con la testa verso il basso. In questo modo verranno svuotate del loro contenuto. Infine la bottiglia verrà riemersa nuovamente in acqua e riportata nella posizione di partenza con la testa verso l'alto, conservando in questo modo il liquido. A questo punto il robot potrà tornare alla posizione di partenza consegnando le bottiglie all'operatore. Per realizzare questo prototipo abbiamo anche lavorato in un'officina meccanica, mettendoci a confronto con una realtà scolastica differente dalla nostra. Grazie Clarissa, molto interessante. Credo che questo robot che avete costruito, questa sorta, questo catamarano, sample bot come si chiama, sarà molto utile per le analisi. Siamo qui nella sessione studiare, indagare e capire e credo che darete una mano anche a un progetto particolare che riguarda lo studio delle microplastiche, di cui parleremo successivamente, che sta coinvolgendo tutto il mondo, direi, perché parte da Mantova, va in Australia, ritorna in Italia, passa per l'Europa e anche su questo voi darete una mano. Mi sembra di capire. Speriamo di essere d'aiuto. Sicuramente, già con questa, già l'aver pensato di poter dare un contributo ci dà una gran mano. Adesso aspettiamo fiduciosi il vostro prodotto per poterlo utilizzare. Grazie mille. A voi e ai vostri insegnanti. Arrivederci. E quindi dallo studio dei ragazzi con quindi un campionamento con georeferenziazione passiamo a degli enti di ricerca. Mi sembra di aver visto entrare Monica Pinardi. Vediamo. Sì. Ecco, grazie.
Allora, ciao Lorella, buongiorno. Ciao, ciao Monica, ciao. Bene, allora a voi che siete tra gli indagatori d'eccellenza dei laghi di Mantova con tutti gli strumenti più innovativi. Sì, ma introduco solo brevissimamente insomma il video che segue, dove verranno appunto presentate alcune informazioni in pillole, diciamo, sul significato del telerilevamento e sulle sue opportunità. Per poi vabbè, passare ad alcune applicazioni di questa tecnologia come strumento di indagine appunto per la qualità degli ambienti acquatici. Ed in particolare, insomma, tramite degli esempi brevi su degli studi fatti sia su laghi italiani che su laghi di Mantova, in termini, ad esempio, dello studio del colore dell'acqua e sulla composizione, concentrazione, insomma, abbondanza e evoluzione della vegetazione acquatica, ecco. Quindi io direi che possiamo partire con il video dove già mi presento, quindi evito di farlo qua. Grazie. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, sono Monica Pinardi. Insieme ai colleghi Mariano Bresciani e Claudia Giardino ci occupiamo del telerilevamento applicato agli ambienti acquatici presso l'IREA, un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a Milano. E nel video di oggi vi voglio parlare di come si osserva il nostro pianeta con l'occhio dei satelliti. Telerilevamento vuol dire osservare la Terra a distanza, da terra, da aereo o da satellite, e permette di interpretare il segnale, ossia la radiazione elettromagnetica, che giunge al sensore dopo che questo ha interagito con le superfici. Comprende i diversi meccanismi della visione e dell'osservazione e permette di vedere oltre il visibile, dove l'esperienza può essere solo mediata dagli strumenti. Con queste tecniche è possibile seguire l'evoluzione di un fenomeno nel tempo, come vediamo in queste immagini che vedono l'evoluzione del lago Chad dai primi anni 60 alla fine degli anni 90, e si può notare come la superficie bagnata si sia notevolmente ridotta. Ma torniamo all'osservazione dei laghi, che hanno delle caratteristiche chiave per garantire la vita sul nostro pianeta. Infatti, gli ecosistemi d'acqua dolce sostengono la biodiversità a livello globale. Una sfida è quella di sviluppare la conoscenza per promuovere la salvaguardia e il corretto utilizzo della risorsa acqua. In questo ambito, le tecnologie di osservazione della Terra rappresentano un utile strumento di indagine. Nel nostro studio sviluppiamo algoritmi, calibriamo modelli in modo da ottenere informazioni sui parametri di qualità dell'acqua a partire da dati satellitari. Nonostante questi satelliti osservino i laghi e gli altri ambienti acquatici da oltre 800 km di distanza, è possibile ottenere informazioni su organismi microscopici, quali ad esempio il fitoplancton. Passiamo quindi a vedere alcuni esempi di prodotti. In primis, vediamo come il colore dell'acqua sia diverso nei vari ambienti acquatici sulla base delle proprietà delle acque e del fondale. In questo esempio è stato possibile valutare da immagini satellitari il colore dominante di più di 100 laghi italiani in diverse stagioni. I risultati delle nostre ricerche vengono usati, per esempio, per supportare le direttive europee sulla qualità dell'acqua. Queste mappe mostrano per i laghi di Mantova la concentrazione di clorofilla da monte a valle da immagini iperspettrali riportate a diversa risoluzione spaziale. Altri prodotti delle nostre ricerche per i laghi di Mantova mostrano, ad esempio, una mappa di concentrazione di clorofilla che è stata confrontata con una mappa per il pigmento secondario ficocianina, tipico di alcuni cianobatteri, per il lago di Mezzo. E come si può vedere, c'è buona sovrapposizione tra le concentrazioni di clorofilla e quella di ficocianine.
Oltre a questo tipo di analisi, si può vedere ad esempio la classificazione delle comunità di macrofite basate su una serie temporale di immagini satellitari, in questo caso l'ANSAT, per i laghi di Mantova. Quindi sono state mappate dalla vegetazione terrestre alle diverse tipologie di macrofite, da sommerse flottanti a emergenti. È anche possibile effettuare delle analisi storiche delle variazioni delle isole a fiori di loto, una specie invasiva per i laghi. Concludere le analisi fatte sui laghi di Mantova, vediamo in questa slide una sintesi delle mappe dei produttori primari, quali il fitoplancton e le macrofite. E quindi si può vedere come dalle mappe delle concentrazioni di clorofilla fitoplanctonica e quelle di ficocianine si possano individuare le zone a maggior concentrazione algale e le zone con la più elevata presenza di cianobatteri. E contestualmente è possibile classificare le macrofite tra sommerse a foglia flottante ed emergenti. E poi si è visto come la presenza di ben strutturate associazioni di macrofite riduca le concentrazioni di clorofilla e di cianobatteri nelle zone più prossime alle isole di macrofite stesse, rispetto a quelle più lontane. Pertanto, per concludere, si può dire che il telerilevamento è una tecnica che permette delle osservazioni frequenti, continue ed obiettive, che permette di analizzare dei processi dinamici. Una visione sinottica su aree molto ampie, fino a livello globale, e la presenza di archivi digitali storici permette delle analisi delle serie temporali, come noi ad esempio abbiamo visto per anche le macrofite, per poter ad esempio analizzare gli effetti del cambiamento climatico su alcuni fattori o parametri dei laghi, e ad esempio invece può essere anche utilizzata come supporto alla pianificazione territoriale. Vi ringrazio per l'attenzione. Scusate, siamo molto interessati, molto coinvolti in questo lavoro del CNR IREA di Milano, proprio perché anche tutto il programma GLOBE usa immagini satellitari, e lo vedremo anche nel pomeriggio con l'intervento dei due ricercatori della NASA. Grazie Monica, e grazie ci sentiremo voi anche per voi l'invito. Per un approfondimento anche nel pomeriggio. Certo, sì, quindi grazie. Ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie, e adesso sentiamo ancora una delle scuole superiori che hanno accolto il nostro invito. Ritorniamo a Mantova con il Fermi di Mantova, con il progetto Mincio. E abbiamo gli studenti Mattia Bianchi, adesso non vorrei fare l'errore che ho fatto prima, che si presentano, si collegano e si presentano e che ci illustrano con una presentazione rapidissima, flash, proprio i protocolli Globe e Green, due programmi che stiamo seguendo un po' tutte le scuole che sono qui presenti. Non vedo lo studente, forse qui, sei Davide? Sì, sono Davide. Ottimo. Miotti, buongiorno. Grazie, a tutti. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Davide Miotti, faccio parte della classe 4 CBio dell'Istituto Fermi di Mantova, dopo parlerà il mio compagno Alessandro Cauchi. Allora, noi abbiamo portato questa presentazione che parla del progetto Mincio. Il progetto Mincio, iniziamo a dire intanto che cos'è il progetto Mincio, che è un progetto che si basa sull'applicazione di metodiche, di alcune metodiche che vanno a determinare se l'acqua del Mincio è pulita. Si dividono in vari parametri, nei parametri fisici, dove troviamo la torbidità, la temperatura e il pH. Questi tre parametri, attraverso degli apparecchi immersi in acqua, otteniamo subito una temperatura che dopo è da annotare. Adesso passo la mia parola al mio compagno. Gli altri parametri sono i parametri chimici, e si ricerca l'ossigeno disciolto
i nitrati, i fosfati e l'ammoniaca. L'importante durante il campionamento è indossare sempre i dispositivi di protezione individuale e poi ci sono anche parametri biologici e si ricerca l'Escherichia coli, che è un batterio fecale e serve per capire l'inquinamento microbiologico delle acque. Grazie Davide, perché sapete che al progetto Mincio io sono particolarmente affezionato dal momento che lo vivo dalla sua nascita, no? Quindi vedo anche che c'è Christian che è collegato, che è il responsabile del progetto per il Fermi, quindi sapete la storia, conoscete tutta la storia. Voi avete realizzato questa cosa per il tutoraggio degli studenti delle medie e anche per la formazione degli insegnanti, è così? Sì, esatto. E questo progetto comunque ci ha aiutato molto comunque anche nel nostro piccolo, perché comunque abbiamo imparato il laboratorio, le varie metodiche, quindi ci siamo, ecco, preparati. Insomma, siete pronti a spendere, sperando che la pandemia ci dia la possibilità di tornare sul campo. Quindi ringrazio voi ragazzi, ringrazio il professor... Come? Speriamo bene. Speriamo, bisogna sperare. Sì, ringrazio voi, ringrazio Cristian che vedo sullo schermo e adesso inviterei, questo è un grande, grande piacere per noi, la dottoressa Mirela Sertic-Peric che ci parla dall'Università di Zagabria e in particolare dal Dipartimento di Biologia della Facoltà di Scienze dell'Università di Zagabria. Mirela, please. Hi. Hi, Mirela. It's nice to see you. Thank you. You too. Thank you to join us. Big Italian community. Yeah. Do you speak Italian? Un poco. No, not really. I can maybe understand the context, but not really. Credo che non ci sia bisogno di tradurre di quello che ha detto Mirela. Mirela fa un lavoro eccellente. Chiedo anche, Mirela, se ci sia Diana collegata. Diana, are you here? No, forse non c'è. Sì, Diana, I'm here. I'm here. Greetings. Wait, Diana, we want to see you. I'm here. Oh, okay. Hello. Diana, hello. Hi. It's a pleasure to have you here, together with Mirela. We know that there is a big connection between you and Mirela, between Globe Croatia. Yes. And Mirela, allora il Globe Croatia direi che è una delle nazioni più strutturate perché fanno un grande lavoro scientifico e Diana Garasic del Ministero è riuscita a introdurre Globe nelle scuole di ogni ordine grado. Quindi in Croazia Globe entra nel curriculum. Diana, I said that you introduced Globe into the curricula at school, so it's a great result, I think, for Croatia. Globe. Yeah, thank you. Thank you to you. Well, we come back to Mirela. Sorry, Mirela, but it was necessary to speak and was a pleasure to speak with Diana. Ludiana. Of course. And now we will show your video, which is a beautiful video. We will interrupt it and we will discuss about what you did with your faculty. Okay. Thank you. Thank you. Hello everyone, my name is Mirela Sertic-Peric and I represent Croatian Globe team coordinated by Diana Garasic. Together, we try to popularize and implement Globe ideas among students at the university level. We find it important because we educate future biology, nature and chemistry teachers. Shortly, we teach our students how to teach biology within science classes. And after finishing their studies at our university, they should also be prepared for implementing Globe in their schools and classrooms. Here, I will shortly represent several ideas we conduct with our students,
but could be easily implemented using GLOBE protocols at the primary and secondary school levels. We all know that the rate of urbanization in many regions across the globe is accelerating, and it is predicted to continue during the 21st century. The urbanization is drastically altering the conditions of aquatic habitats, such as streams, rivers, and lakes within urban areas. So it would be great if we could make our students aware of this problem through conducting a student research within urban ecosystems in our close environment. What about streams within urban landscapes? As an example, I here represent photos of the same stream that flows through Croatian capital Zagreb. Left is the headwater site belonging to a park of nature, and right is its urban reach. We could say that the differences are quite obvious. Here is another stream. Again, left is the stream's headwater reach, and right is its downstream reach affected by human influence. So let's see how can we identify the most common characteristics of these urban streams with our students. The most obvious from photos here is a lack of riparian vegetation. This is one of the points that you could check with your students using the GLOBE biosphere protocols, for example, biometry, land cover, and other. Also, streams within urban landscapes tend to have fleshier hydrologic regimes, which means higher discharges, because they are channelized and act like flumes. So urban stream sites mostly contain smaller total amount of biomass. Less riparian vegetation also reduces the amount of large wooded debris that falls into streams. Such debris is recognized to increase habitat heterogeneity and provide refugia and food sources for aquatic invertebrates, which you could check by employing GLOBE freshwater macroinvertebrate protocols. In addition, streams exposed to increased light availability and nutrient inputs from urban activities promote algal growth at urban sites. Both the reduction of habitat heterogeneity in urban streams and more pollutant inputs create a physically, chemically, and ecologically altered system that has consequences for the taxonomic and functional composition of resident communities, organisms. Water physicochemical characteristics could be checked by employing standard GLOBE hydrosphere protocols. By conducting all the mentioned steps, you could teach your students on all these characteristics that have been recognized as urban stream syndrome. Here you can see some of our students and techniques we used in the field. I guess you already all know how to conduct GLOBE hydrosphere protocols as well as macroinvertebrate sampling. Our work with students was targeted towards collecting field observations, which were further used as a basis for shaping research questions, research aims, and research hypotheses. Shaping research questions, aims, and hypotheses has been quite a big challenge for many teachers and their students. So this field task at urban stream sites was a great practice to deal with those challenges. After conducting field observations, measurements, and sampling, and setting goals of the research, students were asked to compare the obtained results by conducting simple statistical analysis using Excel's add-in entitled Data Analysis. Statistical analysis of the collected data has also been a big challenge for teachers and students, but it is a very important issue if we want to add sense to our research and data collection. We have realized that it is beneficial to use easy-to-use and widely available Excel tools to explain simple but valuable statistical trends in students' data. After conducting field observations, scusate, possiamo sfumare un po' il video. Well, Mirela, we appreciate it very much.
your presentation, and particularly your English. Very musical is saying Lorella. Yeah, because you asked us to record it, so I tried to do my best. Beautiful. We invite all the spectators, all our public, our friends to have a look of the watch of your video, because it's a perfect video for training, teacher training. Do you work in teaching training? Yes, I do at the university level. So as I said on the first slide, I teach future biology and chemistry teachers how to teach biology. So that's my goal. So you look in the future? Yes, definitely. Well, Mirella, congratulations. And we appreciate it very much. And we see that you are involved too in the microplastic protocol testing trial. Yes, yes, we will try. Yeah. Okay. At the university level or the school level? At the university level, but then we will try to mentor all interested parties in schools. Thank you. Thank you, Mirella. Thank you. Thank bye you. Bye bye. It's been a pleasure. Yeah. Me too. Thank bye. You. Ora è il momento, cari spettatori e coinvolti, persone coinvolte nel progetto, di dare il benvenuto ad Ankika Veselic della scuola di School Benia, si chiama Elementary School Benia, di Karlovac in Croazia, ma in realtà le ragazze che si presenteranno, cioè Marina, Magdalena, Vita e Marta, sono ragazze della scuola secondaria di primo grado. Quindi Ankika, are you here? Yes, we are here. All together. It's a pleasure to see you. Really a pleasure. Well, we will start your video. A beautiful video. But you know that we will interrupt it after 1 minute and we will start talking. But you can talk about it. Okay. Thank you. Thank you. So hello, our names are Magdalena, Vita, Marina, and Marta. And we are the students of seventh grade from elementary school Banja, which is located in Karlovac in Croatia. Karlovac is a beautiful city full of breathtaking environment, and you can call it the city of parks and the city of rivers because there are four rivers that flow through it. And our GLOBE program has been operated since 2003, and we got involved 3 years ago. We make measurements and observations in the field of atmosphere, hydrology, soil, land cover, and phenology. This is our favorite measuring station, the Cooper River. It is near our school, and we've been doing hydrological measurements here for 18 years now. We learned to measure water temperature, dissolved oxygen, pH, pH value, nitrates and nitrates, alkalinity, electrical conductivity, and transparency of the water. Every year we make a research project, and in those projects we use information that we all gathered while making observations and measures. So basically, these projects are very important to us because we present them to our local community, and some of the projects are actually uploaded on the GLOBE website. And we use our measurement results for further researches, like research macrozoanthes, which are little creatures that live on the bottom of a river, which show us if the river is clean or not. And we have barbel fishes, they are most living in a river. And in Karlovac, we have only freshwater aquariums, so we compared fishes that live in aquarium to fishes that live in rivers. Oh, congratulations for your job, for your work, and it's special because you are connected to the community. You investigate the rivers, not only to have a look of it, but just to share with the community your results in order to involve the community to get to improve the quality of the environment. Is it so? Yes. Is it correct? Yeah, and every year we celebrate important dates like our Earth Day and World Water Day.
And on those days, us GLOBE students, we make workshops for other students to include them and teach them the value of protecting the environment. Also this year and last year, we planted 23 plants around our school. And our message for everybody is that water care must be daily and not just on water day. And we must preserve it for our future generations, because once it's gone, it's gone. There's no going back. Great, great, great. Our compliments to you and to Ankika, because on behalf of you, there is Ankika, we think, your teacher. Congratulations, Ankika, yeah. Beautiful student and beautiful teacher. They are saying bravissime. I think you understand it. Yes, we understood it. Okay. Thank you. You all, we mean, students and teachers. Did you know some words on Italian? We know, gracias. Buongiorno. Buongiorno. Thank you to you. Thank you to you. Great that you have joined us, and we are very happy for that. Glad to join too. See you in the future. Maybe we can collaborate. Okay? Thank you. Yes. Okay. Bye-bye. Bye, Lorella. E adesso facciamo di nuovo rientro in Italia. Abbiamo Lisis Manzoni su Zara di Mantova con Stefan Poppa e Eloisa Ruffi, con l'insegnante Marina Consolini. Siete collegati? Sì, ci siamo. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Fatevi vedere. Allora, voi ci parlerete di un po' di microplastiche. Esatto, parla Stefan per primo. Bene, dai, vi ascoltiamo con interesse. Dai, buongiorno a tutti, io mi chiamo Stefan Poppa e insieme alla mia compagna di classe Eloisa Ruffi siamo degli studenti dell'Istituto Alessandro Manzoni di Suzzara. E oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, vi presenteremo la continuazione di un progetto che avevamo iniziato a settembre dell'anno scorso al Festival di Letteratura di Mantova, al quale abbiamo partecipato in veste di volontari. In particolare siamo stati coinvolti a Science Ground, che è un'attività di divulgazione scientifica in cui abbiamo trattato del rapporto tra uomo ed ecosistemi, in particolare in relazione ai laghi di Mantova e al fiume Mincio. Il fulcro del nostro lavoro è stato proprio l'analisi delle acque dei laghi, in particolare la ricerca delle microplastiche, che come ben sappiamo sono una delle introduzioni più recenti dell'uomo all'interno degli ambienti naturali, in particolare degli ambienti soprattutto acquatici. Allora, noi vi presenteremo il protocollo, un protocollo innovativo attraverso cui analizzare la presenza di microparticelle di plastica nelle acque superficiali. Questo protocollo consiste nell'utilizzo in particolare di un'unità filtratrice attraverso cui viene fatta filtrare l'acqua che noi abbiamo prelevato a riva del Po. Ora lascio la parola alla mia compagna che descriverà meglio questo processo. Grazie. Per prima cosa, dopo aver campionato l'acqua, la si versa nella parte superiore dell'unità di filtraggio e poi, con l'aiuto di una siringa e di una valvola oppure di una linea vuoto, si aspira l'aria contenuta nella parte inferiore, in modo da velocizzare il processo di filtraggio. Dopo di questo si può smontare l'unità di filtraggio e, utilizzando delle pinzette, rimuovere il filtro per poi poterlo osservare. Osservare al microscopio. E nelle immagini osservabili al microscopio, le microplastiche sono facilmente riconoscibili dai colori molto accesi, ad esempio il blu, il verde e il rosso, e dai contorni che sono ben definiti. Noi appunto abbiamo visto e imparato questo metodo a Science Ground durante il Festival Letteratura dello scorso settembre e quindi abbiamo deciso di riportarlo e di realizzare un video per spiegare meglio come si applica. Mi fa molto piacere, vedo che avete avuto modo di collaborare con dei ricercatori dall'altra parte del mondo, mi sembra. Sì, esatto, abbiamo collaborato con Alessandra Sutti e un suo collaboratore dell'Università di
in Australia e che ci hanno aiutato sia durante il festival e poi ci hanno fornito le immagini e che abbiamo inserito nel video e poi ci hanno anche aiutato. Quindi siete, diciamo, i primi sperimentatori della ricerca delle microplastiche, proprio la prima scuola in Italia, di fatto. Avete cominciato a settembre, sarà una campagna che lanceremo anche con le altre scuole italiane e potete darci dei suggerimenti per quello che avete provato. Complimenti. Grazie. A voi. È una bellissima, come sentirete più tardi anche nella sezione Plus e anche dall'insegnante qui Marina Cosolini, questo è la messa a punto di un protocollo sulle microplastiche co-costruito, nel senso che nasce chiaramente dall'idea di due ricercatori, Alessandra Sutti e Stuart Hopton, assieme a Sandro che con il quale hanno sperimentato per 2 anni delle fasi di test e sta arrivando al mondo della scuola. È una cosa in effetti sia io che altre docenti italiane stiamo partecipando a un corso proprio tenuto da Alessandra Sutti e da Rotton per imparare bene questo protocollo, questa procedura da applicare un po' ovunque, insomma. Benissimo, è una cosa, una ricerca strepitosa direi, perché trasferire alle scuole una metodologia, un protocollo di questo tipo, con l'obiettivo poi di farlo approvare a NOAA e alla NASA e rendere uno dei protocolli di GLOBE, ci rende molto orgogliosi sia di chi l'ha inventato, appunto Alessandra Sutti e Stuart Hopton assieme a Sandro, che di chi si è messo in gioco da subito, ci sta credendo e ci aiuta a sperimentarlo. Grazie mille a voi. A voi. Allora, grazie, bravissimi ragazzi. E adesso passiamo subito a Litas Stanga di Cremona, che ci darà un contributo un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto adesso e vedremo Giorgio Gaino che ci ha regalato delle vignette. Giorgio, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, con la tua compagna Silvia, vediamo. Va bene, raccontaci. Allora, l'ispirazione di queste vignette è stata ispirata da alcuni articoli sull'inquinamento del mare. All'inizio pensavo che l'inquinamento fosse causato soprattutto dalle bottigliette o comunque da contenitori di plastica di grandi dimensioni, però c'è, a dire la verità, un problema più microscopico, più subdolo, che sono le micro e le nanoplastiche, e che vengono ingerite ogni anno da centinaia di molluschi, pesci, crostacei, conseguentemente anche dagli uomini. E dalla lettura di questi articoli mi è venuta da pensare quali saranno le mie conseguenze da questa ingestione di plastica che comunque non vendiamo e sì, quali saranno gli effetti, perché non la sento più. Marco, gentilmente, se ci rimetti un attimo la prima vignetta. Sì, noi volevamo chiedere a Giorgio quale fosse, cioè quale sia stata la motivazione. Beh, questa ci è stata detta, ma abbiamo visto che tu hai una particolare abilità nel disegno, no? Vuoi fare poi il grafico da quello che è il vignettista, perché noi conosciamo dei vignettisti famosi, insomma. Qui c'è stoffa per farlo. Sì, cioè, io sto già facendo, diciamo, dei corsi, al corso del Centro Fumetto Andrea Pazienza, e sto già facendo qualche fumetto. Ah, quindi, ho capito, tu ti ispiri ai grandi classici della fumettistica italiana, insomma. Sì. Pazienza è un grande, sì, insieme ad altri, sì. Complimenti. Grazie. Complimenti, bene. Una nuova modalità per dare il contributo alla giornata dell'acqua. E adesso io lascerei a Sandro la presentazione di Paolo.
Se tu non me l'avessi lasciata me la sarei presa. E lo so. Perché qui sono con degli amici veri da lunga data e che stanno battendo clamorosamente con grande energia, con grande entusiasmo e con grandi risultati per la riqualificazione delle pescherie di Giulio Romano. Quindi presento il presidente, l'ingegner Paolo Corbellani. Non so se ci sia anche Amelia Bianchi, la consigliera con la mascherina rossa. Ciao Paolo, ciao Amelia. Ora facciamo partire il video e poi Paolo, tu ci puoi commentare sopra, bene? Non ti sentiamo. Io non sento Paolo, voi lo sentite? No, tengo sul computer. Vabbè, qui siamo. Allora non può parlare. Non lo sento. Vabbè, qui siamo in una scena della Giornata Mondiale dell'Acqua. In precedenza c'era era una riunione, un'assemblea per il progetto Rio. E il progetto Rio è stato ideato appunto da Paolo per il bene comune della città. Loro si stanno attivando molti anni per il recupero delle pescherie. Vedete qui i lavori di innovazione che hanno fatto. Le pescherie sono un edificio storico del centro di Mantova che si era degradato nel tempo e che loro stanno... Vedete quale tipo di intervento stanno... Allora, se Paolo ha preso... Paolo, puoi rientrare? Bene, vedete, questo è il Rio, è un canale che attraversa la città. E qui sono i lavori che sono stati ultimati, sono stati impegnati circa 670.000 euro, risorse da donatori, da sponsor, però ne servono altrettanti per portare a fine e a compimento la realizzazione. Se Paolo si potesse collegare per sentire la sua voce e non solo vederlo. L'obiettivo di questo progetto è di poter risanare non solo le pescherie di Giulio Romano, ma il Rio, e farlo diventare il luogo, uno dei centri della vita sociale della città, perché in effetti era stato dimenticato, abbandonato, in particolare intorno agli anni 50. È una risorsa fondamentale e proprio l'idea di Paolo di assegnare alle scuole il monitoraggio del canale ha fatto poi nascere il progetto Rio Scuole e successivamente il progetto Rio, che punta alla riqualificazione sia delle strutture architettoniche ma anche del fiume, quindi del canale, e con un'opera che potrebbe diventare un simbolo, quindi avere un grandissimo valore simbolico, perché non mette insieme scuola, fondazione, cultura e comune di Mantova, che assume il coordinamento di questo progetto. Ecco, qui vedete alcuni ragazzi dell'ITF in azione che stanno facendo le indagini dopo aver fatto i monitoraggi, e io direi che ci fermiamo qui, magari riprendiamo Paolo se può parlare dopo. Sì, suggerirei a Paolo Corbellani magari di uscire, di rientrare, mi dicono qui dalla regia, per reimpostare il microfono. Ecco, ok, forse. Mi sentiamo, perfetto. Oh mamma mia, grazie mille, mi spiace molto dell'inconveniente. Il video è già scorso quasi tutto, mi pare, Sandro? Sì, quasi tutto, sì. Ecco, volevo illustrare, naturalmente il nostro progetto aveva due grandi obiettivi, quello del restauro del monumento di Giulio Romano e la riapertura all'uso pubblico e soprattutto l'apertura dell'accesso permanente pubblico alla riva del Rio, che era interdetto da tempi immemorabili. All'interno di questo obiettivo veramente molto sentito dalla comunità mantovana, ho cominciato qualche anno fa, grazie proprio alla Giornata Mondiale dell'Acqua, a lanciare questa ipotesi del monitoraggio delle acque del Rio da fare in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori di Mantova. Hanno aderito il Fermi, il Mantegna e successivamente anche lo Strozzi, ed è stata un'esperienza bellissima. Noi abbiamo fatto da tutor come fondazione per un programma di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, che voi vedete anche nel filmato,
di prelievo dei campioni lungo l'asse di questo canale in corrispondenza degli otto ponti. Da quello è iniziato addirittura un circuito veramente virtuoso che ha consentito di allargare il tema poi a tutti gli enti che hanno naturalmente interesse per le acque, dal consorzio di bonifica al comune, all'assessorato, all'ARPA, eccetera, eccetera. Non solo, ma da questa prima iniziativa che era finalizzata alla riqualificazione non solo dal punto di vista chimico e microbiologico, ma anche dal punto di vista estetico e funzionale, è iniziato una serie di iniziative che consentiranno di ritornare addirittura anche alla navigazione turistica sul Rio. Noi facemmo anni fa, nel 2016, un primo esperimento con 5.700 persone paganti in 20 giorni soltanto, che ebbe una grandissima risonanza. Bene, questo è, e soprattutto devo dirlo, in gran parte alla grande collaborazione che ho avuto dalle scuole e da Sandro Sutti, che ne è il capofila. Paolo, puoi dire, dai, che ti ho dato un compenso congruo per queste parole finali. abbiamo fatto scoprire, così abbiamo fatto emergere una liaison, eccetera. No, beh, insomma, al di là degli scherzi c'è una grande passione, no? Quella che avete messo. Voi, tu, un sacco di volontari, eccetera, nel recuperare un edificio storico che è una gloria della città, insomma, legato a Giulio Romano. Giulio Romano ha costruito la città, ne ha dato un volto, no? E grazie a Giulio Romano tutta la città, insomma, cioè tutto il mondo guarda la città. Va bene, grazie Paolo. Ma addirittura avremo anche presso questo polo un centro di divulgazione per Heritage Center dell'UNESCO come Mantova città d'acqua, e prenderemo in grande considerazione l'ipotesi di Rivers in Town, di cui soprattutto Cinzia Manicardi che segue. Sì, sì, Rivers in Town è un progetto che noi abbiamo lanciato al Globe Euro Bioregia in ottobre scorso e che ha avuto grande adesione, ma che non abbiamo potuto ancora realizzare per via delle microplastiche. Ok. Va bene, grazie Paolo, arrivederci. Ciao a tutti, grazie. Ciao, arrivederci. Bene, adesso passiamo all'ITED Mantegna di Mantova col progetto Rio Scuole, che si collega a quanto abbiamo appena sentito, e abbiamo collegati con noi Cinzia Manicardi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Noi siamo stati messi nel programma subito dopo le pescherie, perché 5 anni fa è andata con loro questa bellissima collaborazione. Qui abbiamo immagini mescolate degli ultimi anni. Ci occupiamo essenzialmente di analisi microbiologiche, quindi Escherichia coli, 2 volte all'anno, campionamenti, in collaborazione anche con ARPA, con cui incrociamo i dati, perché la scuola è sempre il solito problema. Stiamo lavorando in modo corretto e devo dire che insomma i risultati ci confortano. A me piace l'idea, questa mattina, visto che siamo tra amici, di dire 2 cose che non ho per niente preparato, ma che mi sono così arrivate come ispirazione da quello che ho sentito. La prima cosa riguarda la presenza di tanti insegnanti questa mattina che ieri molto probabilmente sono stati vaccinati, e il momento non è semplice, e quindi siamo tutti noi che continuiamo a lavorare a dispetto del virus, della politica, dei paletti e della burocrazia. E vorrei dire anche che la pandemia dovrebbe insegnare che l'ambiente va assolutamente tutelato e rispettato, perché al di là del credo religioso, Papa Francesco ha detto e sintetizzato in un'unica frase la cosa giusta, cioè non si può pensare di camminare sani in un mondo malato. Quindi questa mattina mi piace l'idea così di legare queste due
queste due cose. Tornando a Rio, noi l'anno scorso avevamo in programma di convertire i nostri abituali parametri di ricerca e di iniziare a cercare appunto di classificare il Rio dal punto di vista delle microplastiche. Purtroppo non abbiamo potuto iniziare questo lavoro perché, non essendo in presenza, il laboratorio risente tantissimo della mancanza di attività manuali che permettono di preparare i ragazzi nel giusto modo. Ma siamo pronti, ci stiamo scaldando, abbiamo la collega Roversi che sta frequentando il corso che è iniziato poco tempo fa e un po' tutti, insomma, ci stiamo attivando per fare un approfondimento in questo senso. Io avrei contattato una studente di Quinta, Corazzare Beatrice, che ci racconterà un po' nel dettaglio quello che abbiamo fatto in questi anni, commentando il nostro video, che però ha una voce narrante, eventualmente ci fosse qualche problema tecnico per cui Beatrice magari non è riuscita a collegarsi. Quindi io non so, penso ci sia Fagioli dietro a tutto questo, che non vedo ma sento, avverto la sua presenza. Magari se riesce a mandare il video con l'audio, tutto sommato riusciamo a condividere così quello che abbiamo fatto in questi anni. Se vuoi provare, Marco, perché io non vedo Beatrice. Non la vedo proprio. E non sento soprattutto. È che siamo molto in ritardo. E no, e sono state fatte vedere quello che hai visto prima, era una sintesi del video che è stato preparato, sì. E quindi, insomma... Sì, no, ma non è un problema. Comunque, insomma, sono le immagini dei ragazzi di questi 5 anni. Mi piace ricordare comunque che quest'anno siamo riusciti, credo con un colpo, diciamo, di fortuna, a fare il campionamento la settimana prima della chiusura. Quindi abbiamo gli ultimi dati praticamente prima della DAD, che ci accompagna oramai in modo alterno da troppo tempo. Comunque, insomma, torneremo più agguerriti di prima. Va bene, ciao, grazie, Sandro, grazie. Sono Laura. Ciao, Sandro. Laura. Ciao, Sandro, grazie, sono Laura. Laura. Beatrice, niente, è bloccata su un'altra piattaforma e non riesce a farsi vedere. Però ci sono. Va bene, grazie. Vabbè, insomma, grazie. Si può vedere il video in maniera integrale, certo. Su YouTube, no? Certo. Dai, Lorella. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti, arrivederci. Grazie, ciao, a voi. Ciao. Ci avete proprio, con quei due video avete attirato la nostra attenzione. La prossima giornata dell'acqua saremo tutti lì a vedere questi spazi. Bellissimo. Perfetto. Bene, grazie. Passiamo adesso a Lisis Ferdinando Mesagne di Brindisi, risparmio idrico in agricoltura. Chiedo di mandare un video e parla Martina Scanio. È un video che fa parte, credo, oppure che è stato realizzato grazie a un progetto Erasmus, Water is Life. Vediamo adesso, sentiamo cosa ci raccontano da Mesagne. Buongiorno a tutti, sono una studentessa del terzo anno dell'Istituto Epifanio Ferdinando di Mesagna. Tutte le classi terze stanno partecipando ad un progetto Erasmus con Turchia, Macedonia e Romania e stiamo trattando le tematiche dell'acqua dal titolo Water is Life, alla quale partecipano tutti i docenti delle nostre classi e stiamo affrontando la tematica dell'acqua, della salvaguardia, delle risorse idriche dai vari punti di vista sia scientifici, artistici, fino appunto ad arrivare al senso dell'acqua. È un Erasmus in inglese e oggi vi presentiamo un piccolo estratto. Una delle tematiche che ci sta molto a cuore è il fatto dell'agricoltura, poiché noi siamo in una regione dove c'è moltissima agricoltura, ma non abbiamo risorse idriche a sufficienza, quindi soffriamo molto spesso di siccità e comunque questo preme oggi raccontarvi quali sono le possibili soluzioni riguardo appunto al risparmio idrico in agricoltura. Sappiamo tutti che appunto il 70% dell'acqua dolce viene utilizzata in agricoltura e la percentuale è molto alta. Purtroppo l'acqua non arriva totalmente alle colture poiché ci sono dei problemi che ora analizzeremo insieme. Gran parte dell'acqua spesso non arriva a tutta le colture a causa appunto di alcune perdite. L'acqua che raggiunge i campi è utilizzata solo per la crescita delle colture e per il resto si perde per evapotraspirazione oppure per infiltrazione.
però comunque ci sono alcuni modi per risparmiare l'acqua. Un modo sarebbe quello di irrigare le colture secondo le reali esigenze, al momento giusto e con un volume preciso dell'acqua e con un tempo che rende più efficiente l'uso. Il secondo metodo potrebbe essere l'utilizzo delle acque reflue, che offre grandi vantaggi. Queste possono essere urbane e possono essere introdotte nelle aree agricole. Limitano l'utilizzo delle acque superficiali e riducono appunto l'impatto degli scarichi sui fiumi. Si tratta di un'azienda, un esempio di economia circolare e noi abbiamo anche incontrato un'azienda pugliese leader nel settore appunto della depurazione, che ci ha spiegato che le acque reflue abbondano diciamo di fosforo, potassio e minerali utili alle piante. Un terzo modo potrebbe essere l'irrigazione a goccia, dove questo trasporta l'acqua solo dove serve, cioè alla base della pianta. Con questa tecnica si può avere una riduzione del consumo dell'acqua tra il 30% e il 60% rispetto all'irrigazione a pioggia. Con questo diciamo che noi abbiamo concluso, ringraziamo tutti per l'attenzione e per averci dato la possibilità di condividere con tutti voi alcune considerazioni su questo tema così importante per noi. Grazie mille Martina, e saluto anche le tue insegnanti Rossella Nisi e Sabrina Calò, ci fa molto piacere che ci abbiate condiviso con grazie noi. Grazie a tutti. Grazie, quello che è anche parte appunto di un Erasmus dal titolo Water is Life, ci farà piacere condividere anche i vostri futuri sviluppi di questi lavori e magari se entrate assieme a noi. Con certo, perché è appena iniziato, esatto, durerà 2 anni. Certo, ottimo, così ci potremo confrontare, avete visto che ci sono diverse scuole superiori per cui ci farà molto piacere, grazie anche per l'attualità dei temi. Bene. Grazie mille. E andiamo con, avevo perso l'audio, Lisi Scopernico Carveggiani di Ferrara con il risparmio idrico, l'insegnante Federica Orsatti. Ci sono degli studenti? Sì, sì, allora io intanto ringrazio di averci ospitato. Io sono la professoressa Orsatti dell'ITI Copernico, ne approfitto per salutare anche tutta la prima A, che è la classe che ha fatto questo lavoro, e anche la collega che ci sta guardando, e passo subito la parola ai miei due studenti che sono Federico e Asia, che faranno la presentazione. Scusa, facciamo partire il video e loro parlano sul video. Sì. Buongiorno a tutti, noi siamo la classe prima dell'ITI Copernico e veniamo da Ferrara. Questa mattina siamo qui per presentare il nostro lavoro sul risparmio idrico. Abbiamo trattato di diversi argomenti. Io e il mio compagno abbiamo messo insieme le regole da seguire e ora ne parlerà meglio lui. Per pulire un'auto possono correre fino a 150 litri, mentre per un camion fino a 600. Il nostro consiglio è quello di recarsi in zone appositamente adibite per evitare di consumare più acqua del necessario e per evitare di versare il sapone nell'ambiente. Per quanto riguarda invece le lavatrici e lavastoviglie, consigliamo l'acquisto di lavatrici con sistema di peso ed evitare il prelavaggio. Riguardo invece l'igiene personale, quando ci laviamo e ci insaponiamo, dobbiamo chiudere l'acqua perché l'acqua che scorre è persa e inutilizzata. Per la cura del giardino invece possiamo tagliare l'erba più alta per trattenere meglio l'umidità nel terreno. Riguardo invece la manutenzione e il controllo delle perdite, noi consigliamo l'acquisto di regolatori per lo scarico del WC affinché il consumo di acqua sia rapportato al bisogno. Concludiamo infine con il riciclo dell'acqua di casa e in particolare possiamo utilizzare l'acqua dell'asciugatrice per pulire la casa e l'acqua prodotta dal deumidificatore per stirare. I problemi dell'acqua sono in costante aumento, non lavartene le mani e se proprio dovete farlo chiudete il rubinetto. Ecco, questa è la nostra presentazione e grazie a tutti per l'attenzione, grazie per averci ospitato qui e ci aver dato la possibilità di essere qui oggi. Grazie a voi, un saluto a tutti a Ferrara. In questo momento siete stati coincisi e molto efficaci, avete preso in esame quindi tutti i consumi e soprattutto ci fa piacere, avete avvicinato i ragazzi anche a tutto quello che sta nella loro casa e quindi cominciato a costruire un po'
un percorso di responsabilizzazione sull'uso e anche sul riciclo dell'acqua con i metodi anche dei nostri nonni, quindi bene, ci fa molto piacere. Sì, come un compito scolastico e poi c'è stata questa occasione, quindi vi ringraziamo ancora tanto. Benissimo, grazie a voi. Grazie mille, arrivederci. Grazie ragazzi, grazie Federica. Bene. E adesso penso che Sandro vorrà riprendere la parola, ma voglio lanciarli io perché dovremmo avere un collegamento con la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta di Mantova. Vediamo se scusa, Lorella, hanno qualche problema tecnico, quindi possiamo passare oltre. Allora ecco, me li sono persa, no? Perché li vuole presentare Sandro, va bene, ok, vado al gruppo speleologico mantovano, le sorgenti carsiche, abbiamo Davide Bettoni. Ciao, buongiorno a tutti. Io sono appunto Davide Bettoni del gruppo speleologico mantovano. Noi partecipiamo con un video. Lo fate partire o parlo? Sì. E partecipiamo con questo video di cui vedete lo spot da un minuto, ma la versione completa sarà sul canale YouTube. Il video è stato prodotto dalla Società Speleologica Italiana, che è la società che raduna la maggior parte dei gruppi speleologici d'Italia. È stato creato nell'ambito di un'altra iniziativa rivolta alla tutela delle risorse carsiche, si chiama L'acqua che berremo. Non erano collegati, fatica a collegarsi. Ok, scusate. E riguarda e sottolinea l'importanza delle sorgenti carsiche per il consumo idrico umano. Il video adesso mostrerà il percorso dell'acqua che piovendo cade sulle rocce carsiche, le rocce carbonate, che scende all'interno della montagna e si crea creandosi dei percorsi sotterranei che noi speleologi amiamo, cerchiamo di percorrere anche per tutelarlo. E spesso quest'acqua viene, il video mostra il fatto che spesso l'acqua viene intercettata dagli acquidotti che poi verranno utilizzati per il consumo umano. L'acqua che esce dunque dal rubinetto, il significato di questo video è che vuole sottolineare il fatto che l'acqua che esce dal rubinetto è un'acqua che non è infinita, ma bensì dipende fortemente dalle piogge che ricaricano queste sorgenti, per cui diciamo che questi bacini che sono nascosti all'interno della montagna non sono risorse infinite, ma vanno assolutamente preservate e tutelate. Noi questi ambienti li conosciamo, vi assicuro che per noi l'acqua è un elemento, abbiamo un rapporto estremamente intimo con l'acqua perché ci crea dei condotti che noi ricerchiamo, ci parla, ci racconta come è fatta la montagna, come sono fatte gli interni della montagna, ma soprattutto ci mostra dei paesaggi che sono veramente incredibili e che invito tutti voi a partecipare, a contattare i gruppi speleologici della propria città per farsi accompagnare e visitare questi ambienti che sono veramente delicati e importanti per la vita umana, non solo la nostra, ma anche la biodiversità. E ci fa molto piacere perché avremo dei collegamenti anche con altri ambienti carsici qui dal Friuli. A parte il Timavo, che siamo qui vicinissimi, ci ha fatto molto piacere vedere questi stessi ambienti, ecco, in diverse città. Approfitteremo in diversi territori, approfitteremo assolutamente per fare una visita. Grazie Davide, ho sforato un po' nei tempi, quindi vado, accelero. Abbiamo Alchemica, cooperativa sociale Onlus di Mantova, con una presentazione di carattere scientifico, Lorella, quindi è una presentazione di un esperimento scientifico semplice, carino, e quindi lo facciamo andare. Avevano problemi di collegamento stamattina, ho mandato più messaggi, ma non sono riusciti a collegarsi. Va bene. Thank you.
Allora, grazie ad Alchemica che fa divulgazione scientifica in ambiente e possiamo mandare il video della FIA perché proprio non riescono a connettersi. Commento io il loro video. Allora, la Federazione Italiana Amici, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, perché ha cambiato denominazione, la vedete qui in azione per la Giornata Mondiale dell'Acqua col presidente Daniele Mazzioli. Loro hanno organizzato per questa giornata ciò che fanno, questo video che ci accompagna sulle sponde del Lago Inferiore, quello che loro propongono alle scuole tutti gli anni. Oltre a questo ne propongono altri anche eventualmente a piedi o in altro modo. Qui vedete la cartiera Burgo, uno scorso della città, e poi questo invece è Porto Catena, le vedete la scritta, questa è la zona industriale che sarà prossimamente recuperata, qui una chiesa romanica bellissima, un percorso sterrato sulla Condennicio per ritornare poi, ecco qui vi facciamo vedere quella che è la ciclooficina, una ciclooficina tenuta su da Daniele Mattioli, dai volontari, per i ragazzi della Sacchi, anche per gli adulti, e quindi un grande lavoro di recupero. Recuperano materialmente le biciclette, qui avete visto l'ultima scena della Giornata Mondiale dell'Acqua. Ci spiace perché Daniele, Massimo e Marina, che erano i tre dell'ossa maggiore della FIAB, ci aspettavano sul campo per una comunicazione, ci aspettavano là dove tutti gli anni facciamo la Giornata Mondiale dell'Acqua. A questo punto diamo appuntamento a loro alla sezione 4, durante la sezione 4, perché magari avremo l'occasione di parlare. Vogliamo vedere il posto dove tutti gli anni facciamo la Giornata Mondiale dell'Acqua. Direi che possiamo chiudere qui. Grazie a tutti. Invito i partecipanti a questa sezione ad abbandonare la stanza. Grazie. Grazie a tutti. Thank you.